Nel primo giorno di didattica a distanza anche all'Aquila per i bambini di elementari, medie e superiori che in realtà la sperimentavano già da un po', le proteste dei genitori si fanno sentire. Davanti alla scuola primaria Celestino V, nell'orario d'ingresso, si sono ritrovati un po' di genitori e alunni per dire no ad una chiusura che secondo loro non avrebbe ragione di essere con i numeri della provincia dell'Aquila e che mette in crisi intere famiglie. A San Panfilo d'Ocre, genitori e bambini della primaria hanno fatto anche di più, mettendo in strada i banchi di scuola. L'avvocato Alessia Giovannelli, che è anche genitore, spiega che si sta valutando la possibilità di impugnare l'ordinanza della regione, che a suo giudizio non è motivata e ha dichiarazioni discordanti, nel senso che da un lato si dice che si chiude per la situazione epidemiologica, dall'altro il presidente Marsilio afferma pubblicamente che si deve così agevolare la campagna vaccinale delle due luna. Molti comitati spontanei di genitori, tra i più attivi c'è Emanuele Foresti. Siamo indignati perché la scuola deve essere sempre e comunque un bene primario, a parità degli ospedali, a parità di altri servizi essenziali. E non si possono, per incompetenze nazionali, in questo caso regionali, andare sempre a discapito dei bambini e di tutto quello che gira attorno a loro, che sono le maestre, che sono le scuole e che sono anche i genitori. Chiediamo subito di cambiare questa ordinanza che addirittura è a tempo illimitato e che è a tempo indefinito, perché i bambini hanno il diritto di andare a scuola. Le scuole sono sicure, hanno tutti i protocolli Covid necessari, le maestre sono bravissime, anche i bambini lo sono, e per un bambino di scuola, della scuola primaria, ripartire con la DAD e ricominciare come un anno fa, per noi è veramente qualcosa di vergognoso. E intanto alcuni genitori hanno notato che nell'app del comune per la mensa scolastica era stata messa l'assenza sino al 19 marzo, per poi sparire magicamente e tornare al 5, come si vede dai puntini neri di chiusura.